Buongiorno figlioli, benvenuti in questo nuovo video. Praticamente sono le 6:30, sono tornato dal lavoro, era la 12:30, mi sono addormentato alle 2 e sono stanco morto. Lunedì mattina e c'è Alessandro che è tutto incazzato, tutto incazzato, tutto. Lunedì mattina Alessandro è incazzato. Buona giornata, belli. Vai da solo. Vai. Ehi. Ale. Ale, fatti vedere dai tuoi fan, ti vogliono vedere, vogliono l'autografo da te, capito? No. Me lo faccio da solo il video. Se lo fa da solo il video. Che maiale che sei. Andiamo? Dov'è la mamma? È lì la mamma. Ragazzi, eccoci, siamo a fine cottura. Avete già visto il pane come è venuto, sembra venuto ottimo. Ora siamo arrivati all'assaggio. Vedete che anche Viola sembra che gradisca. Allora, abbiamo scelto da mettere all'interno del pane una mortadella di pollo. Allora, andiamo? Brucia, ancora brucia, però con la mortadella di pollo secondo me ci sta da Dio. Vuoi un po' di mortadellina di pollo? Tieni, vediamo un po' se gradisce. Posso testare il pane? È certo che lo puoi testare, Ale. Ora lo tagliamo, eh. Posso testare un po' di pane. Allora. Ah, brucia. Ah. È vero, ragazzi, se me lo testo. Guardate che bel panino che abbiamo fatto. Allora, questa qui è 100% farina di farro. Ok? Allora, io andrei all'assaggio. No, io l'assaggio. Vai te prima? Sì. Allora, aspetta. L'assaggio fettina, piccola, eh. Ah, come bruce! Bruce! Ah! Eccoci qua. Lei domattina se ci fa così non ci rimane. Guarda qua che fumo. Io mangio questo. No, questo ci devo far panino. Allora. Io? Allora, aspetta, testo. Perché ora brucicchia. Posso testare io? Allora. Panino di farro. Ti ho capito, non lo fai testare. Vediamo un po'. Te l'ho detto che brucino ora. Il libro lo tengo io. Non mi serve controllare. Com'è, capo? Perfetto. Allora vai, vado a testare anch'io, con la mortadellina di pollo. Voto 20. Ottimo, raga. Qui bisogna mangiare. Leo, ci vediamo al prossimo video. Ciao Leo, anche dai. Ciao. Però c'è anche l'azzurra. Azzurra, di ciao. C'è anche noi. Ci siamo tutti. Manca solo Marvel e la forse chissà succederà. Canta con noi e Montella se ne va. No, Della Valle se n'è già andato. Canta con noi. Che Montella? Ma va fumo.
che Mutella se ne va. La 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 la. Situazione attuale critica. Ne volete uno? Ne volete uno? Mancava solo Manuel e poi si era rovinati. Sì, c'è un gatto mannaro. Viola. Azzurra. Io sono un gatto mannaro. Mamma mia, mi stanno uccidendo, aiutatemi. No, gli stivali mia. No. Maronna Lu Carmelo. Oh. Oh, siamo arrivati, hai visto? No, lassù no. Perché lassù? Perché c'è scritto vietato. Lo vedi? Lo vedi c'è scritto vietato? Gigi. Lo vedo, vai. L'entrata dov'è, Manuel? Te lo sai dov'è l'entrata? Speriamo che sia tornato però l'imperatore, perché se è chiuso non si entra. Pori piccioni. Poveri piccioni. Ma perché gli rompete le scatole? Manu. Manu. Perché gli rompi le scatole ai piccioni? Che stronzo. Dov'è Ale? Insomma, non lo mangi? Sono solo fior di latte. E la cioccolata chi la mangia? Te va. Ma io no. Ora mi devo fare un altro cucchiaio. Perché te lo devi fare un altro cucchiaio? Se non mi piace questa cioccolata. E Ale, non si fa cambiare il gusto vietato, vero babbo? Ma, oh. Vero che è vietato cambiare il gusto? Eh sì. Azzurra! Come si va via nonna, si fa a casa. Dai! Pulisci casa! Oddio! Pulisci tutta casa, Azzurra! Brava! Te metti all'aria, Viola? Vai Azzurra, pulisci! Ah, due scope addirittura! Due scope! Guarda là che. Guarda come pulisce! Guarda come pulisce! Gabriel! Voilà, mi fai vedere lo zaino? Madonna che bella che sei! Con lo zaino di Pikachu! Bella! Oh te, che c'è? Ora ti piglio! Oh mamma! Uomini con una risposta importante che dal punto di vista caratteriale, una squadra che ha dimostrato anche di saper soffrire, di saper far fronte ad un imprevisto, ad una difficoltà che è capitata diciamo, appunto dopo un quarto di gara, poteva complicare il tutto. E arriva il triplice fischio di Pezzuto, dunque la Fiorentina batte il Cittadella per 2-0, doppietta di Benassi, oggi capitano, un gol per tempo per lui, colui che ha messo davvero la firma su questa partita che può riportare un po' di tranquillità in casa Viola, almeno questo è quello che sperano i tifosi, che spera soprattutto Vincenzo Montella. Onore delle armi ad una gran bel Cittadella che aveva detto di volersela venire a giocare nonostante. Amore, mi fai vedere che ti ha regalato la mamma? Azzurra? 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 Mi fai vedere che ti ha regalato la mamma?
La scopina? Spazza casa, stasera voglio trovare casa pulita. Anche te, Viola, ce l'hai? Fa ve la vedere a babbo la scopina? Anche te, Giallina? Vai, pulisci, amore, mi raccomando per benino, Mi raccomando, Ma vai, dentro. Vai, Viola, pulisci te. Pulisci casa, Buongiorno, figlioli, anzi, fammi vedere che ore sono. Perché io sono già tornato a lavorare. Sono le 2.25. 2.25. Ieri c'era un sole e spaccava le pietre. Oggi fa cagare. Fa proprio cagare. Eh sì. Ora si va a pigliare le mimme all'asilo. Poi la Dani va a lavorare. Faccio il babysitter. Vado a letto. Che vita. Buongiorno, facciamo il gioco del bacino. Dai bacino, babbo. Non me lo dai. Non me lo dai, bacino, babbo. Ma doppio! Doppio bacio! Bacino, babbo. Bacino, babbo. Voglio ancora, ancora, ancora bacino. Tre primi crostini, tonno, funghi e radicchio. Tonno, funghi e radicchio. Riso freddo, salata di pollo, due cosine proprio. Crostini neri, crostini rossi, e Leonardo, e il video lo chiudiamo con la sconfitta dei gobbi di oggi. Buonanotte.